Lettera a Gesù Bambino, per questo Natale particolare, la lettera è letta dai bambini della prima A e della prima B della scuola di Tagliacozzo, della maestra Mary Nacca. La poesia è stata realizzata attraverso un collage di voci inviate tramite WhatsApp. È un modo questo un po' per far riflettere i grandi su questo momento particolare, come la collaborazione di tutti sia fondamentale per uscire da questo momento difficile. Per questo Natale ho voglia di trovare intorno a me delle voci dell'amore. Quella di mamma, quella di papà, quella di fratelli o di sorelle, quella dei nonni per chi ancora ce l'ha. Questo Natale lo voglio festeggiare senza confondere il tuo Natale con il nostro Carnevale. Via le maschere e nascondano i sorrisi che rendono i visi morfi e immobili, senza felicità. Via i rancori, i dolori. Via la sensazione d'essere restati senza i sorrisi dell'umanità. Rinuncio, caro Gesù Bambino, se necessario, a qualunque dono. Anche al panettone, al torrone, al cioccolato, in cambio ti chiedo un piccolo dono, se restituisci agli uomini, a tutti noi bambini, un sorriso libero, senza più finzioni. Rendi cuori di chi governa il mondo e le nazioni, di scegliere sempre a favore e solo per il bene di noi uomini, di donne e di bambini, di noi umanità. Ti prego, Gesù Bambino, fammi questo dono. Noi e tu siamo della stessa età, soprattutto come ricordi tu, nel tuo Vangelo, chiama noi bambini, ama la vita. Noi e tu, come tu sei, siamo la speranza, il vero amore, d'ogni futuro e vera umanità. Grazie Gesù Bambino, un bacio caro da tutti noi bambini. Ci vediamo la notte di Natale. Per quest'anno ti dovrai adattare. Ti faremmo nascere, non si sa bene quando, però una cosa è certa, nel nostro cuore nascerà sempre alle stesse ore. Come detto, la lettera è stata letta dai bambini delle classi prima A e prima B di Tagliacozzo della maestra Mary Nacca. Qui riportiamo il nome di questi bambini così generosi e disponibili e simpatici. E della prima A sono Camilla, Francesca, Ilaria, Leonardo, Ludovica, Maddalena, Nicole, Nicolò e Riccardo. Della prima B Aurora, Carlotta, Diego, Francesco, Giulia, Ilaria, Mirko e Sofia. Si ringraziano sia i bambini, la maestra e i genitori per questa grande disponibilità e a tutti si augura un felice Natale, soprattutto un Natale di pace carico di amore. Vincenzo Riccio.